Siamo a casa di Mohsen Akbarpour, rifugiato afghano che verrà in Italia con i corridoi umanitari insieme alla comunità di Sant'Egidio. Ciao Mohsen, grazie di averci ospitato in casa tua. E vuoi raccontarci com'era la tua vita in Afghanistan? Noi avevamo una vita veramente tranquilla. La mia moglie era insegnante di scuola, io lavoravo come attivista e lavoravo anche come avvocato in una compagnia e avevamo una vita veramente tranquillissima. Quando i talebani sono entrati nella città di Herat, noi avevamo veramente tantissimo paura di loro. Nella nostra famiglia ci sono la mia moglie, i miei due figli e sono io e viviamo tutti insieme. E ora, quali sono le tue speranze, i sogni per una nuova vita in Italia? Sono veramente contentissimo della comunità di Sant'Egidio che porteranno in Italia e veramente lì avremo una vita veramente tranquillissima. Talmente adesso sono contento che non posso dirti quello che devo fare in Italia. A me mi piace veramente la lingua italiana e moltissimo e voglio imparare subito la lingua italiana e vivere in Italia. So che già stai frequentando dei corsi della scuola di italiano della comunità di Sant'Egidio online. Sai dirci qualche cosa in italiano? Io sono Mohsen Akbarpour. Sono afghano, io sono consulente legale. Ciao, ciao, arrivederci. Ci vediamo in Italia.